Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Christian e oggi siamo tornati sul canale. Era un bel po' che non registravo un video sul canale perché mi sono preso un po' una pausa, dovevo fare delle cose e niente, mi sono preso un po' una pausa da YouTube e niente, parliamo un po' del calcio ragazzi, parliamo della Juventus che conferma purtroppo la nostra, diciamo, purtroppo per i tifosi bianconeri conferma Massimiliano Allegri nella panchina della Juventus, a meno che, anche se ormai ho perso la speranza, a meno che Giuntoli non ci ripensasse e esonerasse Allegri, anche se la vedo molto difficile. Comunque ufficiale anche, ovviamente, ne ho parlato 2 secondi fa. Ufficiale arrivo di Giuntoli come direttore sportivo della Juventus, che però non farà direttore sportivo, anzi farà, cioè direttore sportivo lo farà Manna, che è l'ex direttore sportivo della Primavera, e lui farà, non mi ricordo cosa farà, però comunque è sempre un direttore sportivo, quindi buono. Abbiamo preso comunque un direttore sportivo buono, che sicuramente ha aiutato il Napoli a vincere lo scudetto. Questi di Kvaratskhelia e Kim, e piuttosto, a proposito di Kim, che è andato al Bayern, sì, al Bayern, no, al Bayern, il Bayern Monaco, che ha pagato poi la clausola rescissoria, grande acquisto da parte dei bavaresi, e niente, che dire, niente, sono felice appunto dell'arrivo di Giuntoli perché comunque si è dimostrato un grande direttore sportivo, ha fatto degli errori, questo sì, ma purtroppo, cioè no, per fortuna, gli errori, noi siamo umani, gli errori li facciamo tutti, a meno che non sei Jorge Mendes, per dire, il direttore sportivo del Real Madrid, che non commette nemmeno un errore, anche se qualche errore in passato l'ha fatto, però dettagli, e no. No, Jorge Mendes è dell'agente, scusate, aspetta, com'è che si chiamava? Florentino Perez, ecco, Florentino Perez è direttore sportivo del Real Madrid, che ovviamente anche lui qualche errore in passato l'ha fatto, adesso no, non li sta quasi mai facendo. Comunque, GG. Jorge Mendes è l'agente di Cristiano Ronaldo, che non dovrebbe essere più l'agente di Cristiano Ronaldo, vabbè, non lo so comunque. Stavo dicendo una stronzata, comunque. E che dire? Niente. UEA ufficiale, UEA è arrivato a Torino ieri. Mi sembra ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, mi sembra che sia arrivato a Torino, ha fatto le visite mediche, è stato ufficializzato oggi, perché oggi ovviamente si apre il calciomercato, quindi le trattative si ufficializzano oggi, quindi secondo me è un acquisto sicuramente giovane perché ha 22 anni, è un giocatore che praticamente a Lille ha giocato ovunque, terzino, esterno, in attacco, ha giocato ovunque, è un giocatore che si può mettere ovunque, tranne in porta ovviamente. Ovviamente Allegri, diciamo che ha queste pazzie ogni tanto e mette i giocatori adattati, cioè comunque che possono fare più ruoli in altri ruoli, quindi ci potrebbe anche stare l'acquisto di UEA. Non lo so, è perché io il campionato francese non lo seguo, appunto. E non so come sia questo giocatore. Speriamo che renda bene. Speriamo che renda bene. E speriamo che sia forte, ovviamente, perché Cuadrado se n'è andato. Quindi speriamo che sia almeno forte la metà di Cuadrado. Quindi, se è forte almeno la metà di Cuadrado, potrebbe anche andare bene. Per ovviamente dei passati Cuadrado, di Cuadrado di qualche stagione fa, anche no. Cioè, vabbè, che è in calo, era in calo, anzi, è in calo anche tuttora, quindi ci sta. Di Maria se n'è andato, come giusto che sia, aggiungerei io, perché nella stagione scorsa, si può dire scorsa, sì, intanto è passata la stagione praticamente. E nella stagione scorsa praticamente non ha fatto quasi un cazzo, è stato sempre infortunato. Ha segnato qualche gol, sì, ha sbagliato qualche gol, soprattutto quello col Siviglia che era davanti al portiere, bastava passarla. C'era Ken? Vabbè, lasciamo perdere queste cose. Lasciamo perdere il passato e andiamo avanti, va.
è meglio. Milik riscattato, e sono molto contento di questo riscatto di Milik, perché comunque si è dimostrato uno dei pochi che si è salvato in questa stagione. Paredes rimandato al PSG, come giusto che sia, aggiungo, ovviamente perché ha fatto palesemente cagare in tutta la stagione, anche nelle poche partite in cui Massimiliano Allegri l'ha messo. Ha fatto gol con Lecce, mi sembra, su calcio di punizione, però a parte quello, niente di che, sinceramente. Sono rientrati i giovani. Rovella è rientrato dal Monza, è rientrato Nicurussi Caviglia, Cambiaso dal Bologna, vabbè, Piazza che ormai ce lo teniamo da 30 anni, Piazza da mo che è alla Juventus, penso che sia l'unico dei vecchi rimasto, dei vecchi albori rimasto ancora nella rosa. Purtroppo Piazza è forte, però il problema era, anzi, perché ormai è forte, era forte, cioè. Il problema erano gli infortuni, come idem per Douglas Costa, è forte, lui è un giocatore che spacca le partite, Douglas Costa. L'unico problema era la tenuta fisica del giocatore. L'unico problema era quello, che non, che fisicamente non c'è, capito? Cioè non reggeva. E niente. E basta. E che dire? Ufficiale anche l'arrivo di Thuram all'Inter. Buon attaccante. Credo sia un attaccante. Sì, penso di sì. Lukaku non so se tornerà all'Inter. Ho i miei dubbi, però. Mai dire mai. Magari in prestito può darsi. Gagliardini se n'è andato. Giustamente, aggiungo, anche se non torno se fosse dell'Inter, direi giustamente perché era scarso. Poi vabbè, Brozovic se n'è andato, Skriniar se n'è andato, ma lo sapevamo da gennaio, non tra po', che era in scadenza, se ne andava al PSG. E poi chi è che se n'è andato? Dell'Inter mi sembra nessun altro. Forse, ah sì, Ballanova al Torino, però mi sembra che non sia stato riscattato dall'Inter. No, infatti no, l'ha preso, preso dal Cagliari il Torino, insomma, che è tornato in Serie A quest'anno. Cioè, tornerà in Serie A la stagione prossima. Visto che ha vinto che è passata ai playoff in Serie B contro il Bari, vincendo 1-0 con gol di Pavoletti tipo al 90esimo. E basta. Non so chi comprerà. Tonali se n'è andato per 80 milioni. Con 80 milioni praticamente si fanno tutta la squadra intera. Si fanno. Mi dispiace un po', perché comunque Tonali era forte, se devo essere sincero, però è andata così. Che cosa dire? Niente. Speriamo che il nostro direttore sportivo giunto ci consigli dei colpi giusti. Ha messo, cioè, al momento la Juve è in trattativa con Parisi, un esterno tra Castagne e Nandez. Se proprio devo essere sincero, andiamo su Castagne perché Nandez sinceramente non mi convince. Poi boh, sarò io. Però Castagne non ci butterei il fuoco, cioè non ci butterei, non lo butterei, insomma, ecco, comunque ha giocato nell'Atalanta. Ha fatto due gol, sì, quello sì, però vabbè, Leicester pure si è successo in Serie B, quindi a maggior ragione dovrebbe venire in Serie A alla Juventus, ovviamente, visto che il Leicester è successo in Serie B, Maddison se n'è andato dal Leicester, quindi diciamo che quasi tutti dal Leicester che è stato successo in Serie B se ne stanno andando, tranne forse Vardy che è uno dei pochi forse che rimarrà al Leicester, che è l'unica praticamente bandiera rimasta dell'Ester. L'una delle poche bandiere rimaste nel calcio dopo Crescito che si è ritirato. Dopo la promozione in Serie A del Genoa. E anche qua Quagliarella non so se si è ritirato. Probabilmente si ritirerà anche lui. Mi dispiace un pochino che
so parlare. Mi dispiace un po' per la retrocessione della Samp, ma purtroppo è andata. Il Verona si è salvato all'ultimo con lo scontro spareggio tra loro e lo Spezia. Hanno vinto 3-1. 3-1, mi sembra il Verona ha vinto, sì. 3-1 con un uomo in meno, quindi erano pure in 9. Anzi, no, in 10. No, in 9, scusate. In 9 quando ne erano 2 fuori. Ho sbagliato. E niente, al momento la Juve sembra interessata a Parisi, che stanno trattando. Rabiot ha rinnovato il contratto. Sinceramente non me l'aspettavo. Devo essere sincero, non me l'aspettavo. Il rinnovo di Rabiot. Però comunque è una buona notizia perché ci teniamo praticamente uno dei migliori al centrocampo del centrocampo della scorsa stagione, che è uno dei pochi che ha fatto quanti gol? 12? Sembra, non mi ricordo. Comunque ha fatto tantissimi gol. Ha fatto bene sicuramente. 10 milioni di stipendio, probabilmente non gli dava nessuno. E l'ha capito anche lui, quindi ha preferito rimanere alla Juve. Molto probabilmente, se la prossima stagione ci rimaniamo in Champions, cioè ci qualifichiamo in Champions League, probabilmente sarà Rabiot. Sarà molto più intenzionato a rimanere senza chiedere cifre astronomiche come 10 milioni di contratto. Non posso dire lo stesso per Pogba, che praticamente prende quasi 10 milioni nel contratto. Speriamo che, o forse 8 o 5, adesso non so quando prende Pogba. Sembra che voglia tornare al meglio per la prossima stagione per dimostrare che comunque è ancora un fenomeno. E a me questa cosa piace, perché comunque Pogba ha dimostrato anche in passato di tenersi con la maglia della Juve, perché ovviamente l'abbiamo preso praticamente quando aveva 18 anni, l'abbiamo fatto esplodere noi nel calcio mondiale. Probabilmente Pogba ha fatto Manchester, Juve, cioè 2 volte ha girato Manchester e 2 volte è tornato da noi, però comunque è una buona notizia, almeno per noi, per il nostro ricordo di Pogba del 2015. Purtroppo Pogba non è più quello di una volta e quello e questo lo sappiamo. Purtroppo lo sappiamo. E speriamo che torni al meglio. Speriamo che torni al meglio. E boh, niente, che dire. Probabilmente io sicuramente qualcuno acquisterà, qualcuno venderà. Nicolò Siccavigli probabilmente se ne andrà. Piazza idem, Zaccaria idem. Arthur lo stesso, giusto, mi sono dimenticato Zaccaria e Arthur, ma erano scontate che andassero via. Praticamente Zaccaria era in prestito dal Chelsea, Arthur invece al Liverpool. Zaccaria non ha convinto il Chelsea, idem Arthur al Liverpool, che non ha praticamente mai giocato. E spero che se ne vadano e spero che la Juve riesca a guadagnare una bella somma con dei bei soldi, insomma, da Zaccaria e Arthur, perché comunque sono due esuberi, insomma, ecco, perché non troverebbero spazio nel nostro centrocampo, visto che abbiamo Fagioli, Rovella e Miretti, che sono tre centrocampisti che due li devi tenere, ossia Fagioli e Rovella. Miretti lo potresti andare anche in prestito, perché sinceramente sta stagione non mi è piaciuto più di tanto, ha sbagliato anche qualche volta, e assist li ha fatti, perché li ha fatti, però forse un annetto in prestito non mi dispiacerebbe. Forse per farlo giocare anche di più. Forse anche al Monza sarebbe anche ottimo, visto che c'è Palladino che sa valorizzare i giovani. L'abbiamo visto con Rovella. E l'abbiamo visto. Insomma, l'abbiamo visto con tutti. Insomma, con Rovella, che sa valorizzare comunque i giovani. E niente. Finito qua. Non ho nient'altro da dire. Sono voci e altro. L'ufficiale tecnico giunto dovrebbe arrivare giovedì o venerdì, tipo, adesso non mi ricordo. Dov'è che l'ho letto, tipo, non mi ricordo. L'ho letto sul telefono, adesso non mi ricordo quando era giovedì o venerdì, adesso non lo so. E niente. Noi ci rivediamo al prossimo video, che probabilmente sarà di Pokémon, che forse riusciremo a finirlo.
si spera che riusciremo a finirlo. Poi ci manca ancora Super Mario 64 da finire. Poi dobbiamo fare ancora... Cos'altro dobbiamo fare? Super Mario, Pokémon. C'è un altro gioco che mi sono dimenticato. Super Mario, Pokémon. Non lo so, aspettate che vado a vedere 2 secondi. Ah, è vero, Resident Evil 7. Ok. Giusto, Resident Evil 7, che ancora c'è solo un video. Devo continuare anche lì. Sì. Va bene, continueremo anche Resident Evil 7, dai. Che non, tipo non lo continuo da tanto. Pokémon, idem, e anche Super Mario, eh. Tutti e tre, diciamo che non li continuo da un po'. Bene, niente, come al solito, ovviamente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate ovviamente la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video e seguitemi su Instagram, mi chiamo Cristian Peruzzini, mi hanno sbloccato finalmente dopo 30 anni. Nella mia pagina principale la trovate sopra nel banner del mio canale. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!